collaborazione con Durbano Arredamenti, Terre Molisane, Supermercati Gran Risparmio, Pur Acqua, Popolo Hotellerie, Del Giudice il fiore del latte. Ciao a tutti, bentornati. Ciao Gigi. Ciao Walter. Ciao Gianni. Oggi abbiamo la coppia Napoli-Juventus. Qui abbiamo la coppia. Oggi è venerdì, ragazzi. Allora, oggi abbiamo detto negli altri giorni che venerdì è per noi anche, diciamo che osserviamo la religione cattolica, il venerdì non mangiamo carne e quindi proponiamo il pesce. In questo caso proponiamo, io vi leggo la ricetta, che è trancio di baccalà, che avete deciso voi, trancio di baccalà arrostito su purea di cavolfiore e peperone crusco. Quindi un bel mix di ingredienti che adesso Gianni magari ce li può elencare. Sì, allora partiamo dalla base, abbiamo aglio e rosmarino, trancio di baccalà, cavolfiori, panna, peperone crusco e un pizzico di paprika. Ci spieghi velocemente la particolarità del peperone crusco? È un peperone, diciamo, della Basilicata. Atipico della Basilicata. Della Lucania. Della Lucania, viene essiccato e poi viene rigenerato in olio a bassa temperatura, 100-110 gradi. Per questa ricetta Questa ricetta così lo rende croccante e gustoso. Quindi questo è un bel secondo. Sì. Poi il baccalà, ragazzi. Il baccalà. Dai, il baccalà. Si sposa con... Cioè, veramente, noi in questa stagione di Cucina con lo Chef siamo stati 2 settimane a Termoli da un nostro amico che mi ha fatto 2 settimane tutte a base di baccalà. E la signora Adele, la titolare del ristorante, insieme al figlio Luca, addirittura ci ha fatto assaggiare, ci ha preparato e ha mostrato ai nostri, diciamo, alle persone che ci seguono, il dolce al baccalà. Pensate un po', addirittura il dolce. Sì, da Adele a Termoli. Quindi va bene, allora partiamo con questo. Questo è un arrosto, però. Sì. Diciamo che lo scottiamo in padella per dargli quella croccantezza dalla parte della pelle, dall'altra parte, e poi lo passiamo comunque in forno. Ho capito. La cottura in forno. Invece i cavoletti sono. Diventano. Li fate a purea? Sì. Facciamo una crema. Questa ricetta io ve lo chiedo sempre, io so già come mi rispondete, però la domanda ve la devo fare. Chi l'ha proposta? Società. Ho capito. Allora, voi confondete la risposta, come posso dire? Io penso che voi in società avete deciso che si poteva fare e andava bene. Sì. E si poteva proporre. Però uno l'ha pensato. Chi l'ha pensato? Chi si ricorda? L'assente? Giuseppe l'ha pensata. Forse pure. Giuseppe ha detto baccalà. Non ti ricordi tu? Sì, allora facciamo il baccalà. In società. Quindi voi pensate in tre. Decidete in tre. Beh, siete una squadra. Squadra, diciamo. Gigi, ti interrompo un attimo. Prego. Sto facendo la base. Poi andiamo in tre. Alla base del piatto, questa è la nostra crema. Ma questa è la base per la crema. Sì. Che poi la crema sarà, diciamo, dove poi sulla crema andremo, immagino, ad appoggiare il trancio di baccalà. Quindi noi scaldare l'olio, scolare un po' l'aglio. È proprio bello comunque quel trancio di baccalà. Ringraziamo sempre i nostri fornitori. Veramente, perché quando voi mandate l'elenco degli ingredienti, sai, c'è sempre da interpretare. Invece devo dire che avete scritto bello alto, bel trancio alto, e questo mi sembra altissimo, non alto, altissimo. Tempi di cottura più o meno? No, questo facciamo, diciamo, 2 minuti per lato e poi lo passiamo in forno 10 minuti. Ah, quindi? Sì. Primo andiamo. Passaggio in padella. Vediamo quella con sentore di abbrusto di... Diciamo, intorno, poi si cucina nelle parti esterne. Per arrivare alla cottura del baccalà anche internamente. Se fosse, diciamo, un po' più basso, va bene. In padella, Ah, ho capito. Così per arrivare che siamo sicuri che è cotto. Ok, io aggiungo sale. Questa tua crema di broccoletti va frullata o la. Sì, alla fine andremo a frullare. Ah, ho capito. Ora. Profumo di rosmarino si sente, è veramente buono. Aggiungiamo un po' di panna.
po' di panna per agevolare la cremosità. Questo io lo vedo anche come un piatto della domenica, sì, non necessariamente il venerdì. Sì. Va bene, allora ragazzi, io direi la crema, la salsa, la vellutata, io ho imparato questi termini ormai, mi appartengono. Di Walter è in cottura, sì, tu stai seguendo la rosolatura esterna, sì, del trancio di baccalà. Il peperone crusco nella, lo vediamo alla fine, sì, tanto vuole poco tempo. Ci vuole poco tempo, sì, per, lo facciamo alla gli fine, dai un colpo nell'olio, sì. Va bene, allora non andate via, rimanete con noi perché tra un po' torniamo con il baccalà che deve andare un po' nel forno, abbiamo detto, sì. E poi vi presentiamo diciamo la costruzione, facciamo seguire la costruzione, la presentazione e termine di cui noi abusiamo, l'impiattamento. In cucina con lo chef. A tra poco. A tra poco. Eccoci qua, cari amici chef. Ciao Gigi. Allora, ecco il nostro peperone crusco, sì, che abbiamo, riemerge. Sì, e in effetti si è gonfiato nell'olio che voi comunque, sì, avevate già a bassa, sì, temperatura. Bassa temperatura, sì. Ha un colore violaceo scuro, sì, rosso burgundi. Sì, scuro scuro. Eccolo qui, l'alter. Questo, cioè, diciamo, da proprio l'idea del trancio, questo, sì, è il trancio, il vero trancio. Sì. Ok Gigi. Dimmi, va. Abbiamo frullato la nostra crema, lo usiamo come base. Diciamo, è una, sembra una mousse, sembra una, sì. Adesso va di moda, sai, anziché dire crema, dire mousse, sì, ma è la stessa cosa, o mi sbaglio? Sì. Mousse e crema. Diciamo, la stessa cosa. È la stessa cosa. Però vedi, si è, diciamo, il trancio si è affogato. Sì. Andiamo un attimo a colorare. Ah, con un po' di paprika? Sì, paprika dolce, sì. Bella. Bell'effetto. Allora, bello, poi va servito, questo è un consiglio estetico ulteriore, è bello servito in un piatto scuro. Sì. Noi abbiamo scelto il piatto scuro perché giustamente risaltano i colori chiari. Allora, io ripeto il titolo perché mi sembra doveroso farlo. Allora, trancio di baccalà arrostito su purea di cavolfiore e peperone crusco, che abbiamo detto è un peperone della Lucania, della Basilicata, che abbiamo tuffato per qualche attimo, sì, nell'olio, pochi gradi, a 110, 110, sì, gradi, però si è bello, che cosa dire? Colorato e gonfiato. Bello, quindi la tecnica, uso un termine, sì, non appropriato, la tecnica per mangiarlo qual è? Tagliare un io farei così, sì, taglierei un trancetto di baccalà, intanto farei cadere il peperone crusco, sì, su un lato. Correggetemi se... No, allora, faccio cadere il peperone crusco. Taglio un trancetto di baccalà, con la forchetta lo immergo un po', lo bagno con la crema. Contemporaneamente ho tagliato un angoletto di peperone crusco e tutto insieme lo faccio andare giù. Va bene? Promosso. Sono un grande assaggiatore, mangiatore. A furia di stare qui a vedere, a seguirvi, ho capito anche queste cose. Sto scherzando. Siete bravissimi comunque. Bello, buono e anche esteticamente invitante. Allora, domani noi torniamo, domani è sabato ed è la giornata dedicata al dolce. Con gli amici del team Vizzarri, con gli chef Walter, Gianni e Giuseppe, che oggi non è con noi, ci rivediamo lunedì. Ciao a tutti, in cucina con lo chef, grazie Walter, ciao Gigi, grazie Gianni e salutatevi Giuseppe perché so che nel weekend vi vedete. Sì, ciao, sì, a tutti, alla prossima puntata, ciao. Ciao. Arrivederci da Durbano Arredamenti, Terre Molisane, Supermercati Gran Risparmio.
Pur Acqua. Popolo Hotellerie. Del Giudice, il fiore del latte.